poi sono dei problemi, sarò più prossimo, va bene? Allora, come diceva l'insegnante, oggi parliamo di inquinamento luminoso, quindi dei problemi che crea la luce artificiale. Il buio è importante sia per gli animali che per le piante che per l'uomo. Questi non sono a norma, questi sono inquinanti. Però insomma, la luce passa abbastanza indenne, d'accordo? Se invece prendiamo quest'altro globo, che è opaco, va bene, com'è la nostra atmosfera, e ci facciamo passare attraverso il raggio di luce, guardate cosa succede. Il globo si illumina tutto, va bene? E la luce vedete che non passa più. Un danno culturale, perché chiaramente si perde, le persone perdono il legame con quello che comunque sono i ritmi naturali, legami con le fasi del cielo, fenomeni celesti, e quindi la città si è trovata quasi tutta al buio, e ai centrali di emergenza sono arrivate moltissime telefonate di cittadini preoccupati che chiedevano che cosa fosse quella striscia strana luminosa che era apparsa in cielo. Ecco, quella striscia strana era la Via Lattea. Le prossime diapositive sono su cosa si può fare per ridurre l'inquinamento luminoso. Quindi la prima cosa è utilizzare dei lampioni che non inquinano. Tutta la luce che va verso il cielo produce questo effetto qua. In serio? Il maggiore inquinamento è nelle aree più densamente popolate. Quindi, non so, per esempio, si riconoscono bene alcune grandi città. Qui, per esempio, cosa c'è? Milano. Esatto, perfetto. Torino, poi questa qui è la zona di Firenze, più in basso, come qua, e Napoli. E invece le zone, diciamo, meno inquinate sono un po' in Sardegna. Qualcosa in Basilicata. Esatto, perfetto. Un po' in Basilicata, sulla Campania, in Maremma, e in realtà qui questa Civitanova Marche, qui siamo in una zona piuttosto inquinatina. Come si fa a capire se un cielo è di buona qualità o meno? A parte contare chiaramente le stelle che si vedono, poi ci sono dei metodi, però si possono usare degli strumenti, per esempio appunto uno che facevamo vedere prima, Sky Quality Meter o buiometro per gli amici. Ultima cosa è sul valore che ha il cielo stellato, che può avere rispetto a un territorio, perché chiaramente il cielo stellato, il cielo incontaminato è un valore esattamente come lo è una montagna, come lo è un animale in via di estinzione, come lo è un fiume incontaminato, per cui sarebbe opportuno inserire le zone ancora comunque con un buon cielo nel patrimonio dei parchi naturali, e quindi per, diciamo, aiutare a proteggere le zone di cielo incontaminato e aiutare anche a conoscerle. Oppure partecipare al nostro progetto di buiometria partecipativa, come abbiamo soprannominato, cioè chiederci magari in prestito questo strumento e realizzare dei progetti didattici con la classe oppure tra di voi.